Sono due i grandi punti di forza di questa attività. Uno sugli alunni, ovvio. Anzi, tre sugli alunni, sull'insegnante e sul rapporto alunni-insegnante. Poi ovviamente c'è il rapporto con l'esperto e c'è tutto il clima che si crea. Partiamo da di fondo, dal leitmotiv che guida e che lega tutti questi punti che ho toccato, no? Che è vivere un'esperienza nel concreto. E allora significa risvegliare in noi una fisicità, risvegliare in noi delle abilità psicomotorie che forse avevamo messo in un cassetto, proprio perché la nostra cultura, anche quella musicale, ci porta a volte a esprimerci su piani teorici, su piani di pratica strumentale, di pratica vocale, ma la nostra fisicità l'abbiamo quasi accantonata. Una fisicità che invece abbiamo usato quando eravamo piccolissimi, una fisicità che ci ha aiutati a camminare, ad apprendere, ad astrarre in seguito, e quindi l'uso di una gestualità e di una ritmica corporea che dall'uso proprio del gesto ci ha portato a concetti alti. Ecco, allora questo è tutto un recupero di questa fase arcana, arcaica, che non è altro che mi esprimo con il corpo, cresco attraverso di esso, acquisisco autonomia e attraverso questo acquisisco sicurezze che forse non ho ancora, parlo degli alunni ma parlo anche dell'insegnante che si sclerotizza su dei punti, su dei canoni, acquisisce negli anni degli stereotipi, quindi è comunque un risvegliare attività e comunque dare nuovi percorsi, nuove ottiche, nuovi punti di vista. Risvegliare un po' quel bambino che è in noi, quell'aspetto giocoso che abbiamo accantonato. Tutto questo in un'attività piacevolissima, con una persona che si è messa in gioco su tutti i punti di vista, si è messa sul nostro piano, non c'è stata valutazione, non c'è stato giudizio, c'è stata libertà espressiva. C'è stato gioco, c'è stato scherzo, c'è stata ironia, c'è stato un clima leggero, quasi non scolastico. Quindi io ho visto questo nei ragazzi, inizialmente un po' così, confusi, non sapevano bene a che cosa andavano incontro. Poi si sono messi in gioco, hanno giocato con te Stefano, hanno permesso a me di giocare insieme a loro, ci siamo trovati bene, siamo diventati una squadra, tutti i colleghi hanno dato atto della novità, della particolarità, del gruppo compatto, dell'abilità, dell'aver messo in gioco caratteristiche che non sempre abbiamo magari sviluppato, notato o con le quali abbiamo giocato negli altri anni. Su proposta delle docenti, che devo ringraziare perché la proposta è stata proprio delle docenti, abbiamo fatto questa attività e è stata di grande successo secondo noi, perché abbiamo lavorato innanzitutto integrando l'azione dell'esperto esterno, del maestro Stefano Baroni, con quella dei docenti, con una grande sinergia, con un grande spirito di squadra. Poi perché abbiamo lavorato su alcune competenze base, trasversali, molto importanti per i ragazzi, che poi vanno ad incrementare veramente degli apprendimenti che sono spendibili non solo per la scuola ma per la vita, che è la loro capacità di concentrazione, di lavorare in gruppo, la loro capacità di ritrovare in loro stessi delle potenzialità, di saperci lavorare con quel rigore che spesso dietro i banchi di scuola in maniera così formalizzata e frontale non si riesce a captare. Il loro gusto nell'apprendere anche cose nuove veramente è stato premiante per i ragazzi e anche per il successo dell'attività. Li abbiamo visti veramente coinvolti, ognuno di loro, tutti e ciascuno di loro. Quindi credo che questo sia stato una delle note migliori che ci fa fare una valutazione positiva, insomma, di questa attività, che secondo me è a metà strada tra una propedeutica musicale, una educazione all'ascolto di se stessi e anche all'ascolto degli altri, oltre che a mettere insieme
il ritmo che è in ciascuno di noi, perché credo che negli occhi dei ragazzi abbiamo visto questo, la scoperta del loro ritmo, anche del vivere, e quella capacità di metterlo anche insieme agli altri, insomma. Quello che ci ha colpito molto è che una delle cose più difficili che in classe da ottenere in classe, che era proprio questa loro capacità di concentrarsi e di lavorare, di concentrare la loro attenzione su un compito specifico, in questa attività è stata veramente facilitata e incrementata. Questo davvero, insomma, ci fa capire quanto l'apprendimento passa per delle esperienze che siano vive e molto molto pratiche e significative per loro. Grazie.